Eder. Mech. Pallister. Si indaga sull'ipotesi di un guasto alla Mercedes di Morgan. Venerdì Dario Sangalli, gestore del gate sul sentierone, e la moglie, sono stati convocati dagli agenti della squadra mobile di Como per fornire una testimonianza sull'incidente. Apparentemente simile a quello di Como, accadutogli con la loro Mercedes lo scorso 29 luglio. Ci hanno chiamato sia la squadra mobile sia Auto Torino, dove abbiamo portato l'auto. Venerdì siamo andati a Como, dove i poliziotti ci hanno sentito separatamente sia me che mia moglie e ci hanno chiesto di raccontare nel dettaglio il nostro incidente. Hanno anche voluto le fotografie dell'auto e si sono fatti inviare la relazione dei carabinieri di Calcinate che erano intervenuti. A quanto pare ci sono delle similitudini tra quanto successo a noi e quello che potrebbe essere successo ai due ragazzi tragicamente morti. La nostra Mercedes 100% elettrica, non appena abbiamo imboccato lo scivolo del parcheggio della COP di Trescore, ha preso velocità. Mia moglie ha frenato ma l'auto non rispondeva e ci siamo schiantati contro un muro. Anche la Mercedes di Morgan Algeri potrebbe avere avuto lo stesso problema, noi siamo stati più fortunati e ci siamo feriti in modo lieve. Per quanto riguarda il nostro incidente, Auto Torino ci ha informati che Mercedes manderà i suoi tecnici per una perizia. Intanto, dopo l'autopsia sui corpi dei due giovani eseguita venerdì, che ha confermato la morte per annegamento. Non è ancora stata fissata la data dei funerali e la salma del pilota di Brembate Sopra non è ancora tornata a casa. Resta di fondamentale importanza per le indagini la perizia sulla Mercedes GLC di Morgan Algeri e sulla scatola nera, per capire che cosa abbia fatto partire a tutta velocità l'auto tanto da colpire una panchina di cemento facendola spostare, abbattere un parapetto di ferro e finire di punta nel lago, ribaltandosi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!